attraverso il parco San Leonardo. Praticamente la mattina va bene, ma col caldo in qualsiasi bosco ci sono sempre zanzare, piccoli insetti, è una cosa normale. Quindi è consigliabile, dipende dal tempo che uno ha, venire o la mattina presto o il pomeriggio dopo tramontato il sole. Però dopo tramontato il sole non va bene, ipoteticamente, ma spesso l'ipotesi diventa realtà. Se una persona un infortunio, una cosa un'altra, arriva la notte non va mai bene. Mentre durante il giorno ci sono, può passare qualcuno, in qualche modo passano sempre. Se una persona ha avuto un incidente mortale, perché ti può rompere un braccio, ti può fare una ferita, però non molto grave. E comunque, secondo me, devo inoltrare qui, perché qui ricordo che c'è, adesso lo faccio vedere, eh? Qui c'è un antico serbatoio, esatto, probabilmente 200 anni e più, non lo so. No, qua no, qua no, qua no. No, è esattamente qui. Beh, oh, la mia memoria è infallibile, chi cerca trova, chi cerca trova. Vediamo un po', io insisto e persisto. Qui c'è un ammasso di rocce. E perché c'è questo ammasso di rocce? Forse c'è qualche antica costruzione. Vedete, anche lì. Questi erano tutti i terreni seminati. Qua se c'è danno la disboscava, una bella pulita, comunque sia, si transita bene, non c'è problema, eh? A farmi andare qui, alla ricerca del serbatoio perduto. Siccome io sono tenace, costante, ecco qui, avete visto? Chi cerca trova. La mia tenacia, la mia costanza, la mia passione di esplorare la montagna, io rintraccio tutto. Ecco qui. Quindi chi viene al parco, questa fa parte del Parco Salonato. Vedete? Ecco la cisterna, antica cisterna del Parco San Leonardo.